Dove andiamo? Lì abbiamo che a bordo è ovunque vietato fumare. Siamo a Barcellona. Spannabis. RQS House. Just to enjoy the event, just to enjoy the vibes of this weekend in Barcellona. Regalino, vediamo cosa c'è. Abbiamo i magici semi che li ho finiti e questa è la magica cookies gelato, la mia preferita, però questa è autofiorente, a me piacciono più le altre, quindi vediamo tra le foto periodiche. Abbiamo una mimosa, una blu gelato, una watermelon, una royal skywalker, poi ancora autofiorente la north thunderfuck, i magici umidificatori da mettere nelle giare, comodissimi, ve li ho già fatti vedere. Cartine ragazzi, se vi capita queste prendetele perché sono veramente veramente comode, c'hanno tutto e poi hanno la chiusura col clip. Dei calzini tipo quelli di D'Argent d'amico a Sanremo. Questo è un porta, non lo so, è una pochette. Accendini, la mistiera, però io c'ho già quella di legno che mi piace molto ma molto di più. Borsa con il bel elenco di varietà. Maglietta la apriamo subito. M. No, cazzo, io porto una S. Il vaso che avete già visto perché lo uso per coltivare. Poi abbiamo il grinderino che è fantastico, un po' pesante da tenere a casa questo. In realtà io l'ho già usato, dopo di un po' da problemi, però è ottimo. Ah, poi ci sono altri semi, la Royal THCV, Triple G che ho provato a coltivare una volta però non mi è venuto fuori nulla, Royal Runs Automatic. Ti vuoi presentare some strength? Exotica. Dopo la presentazione delle nuove varietà è il momento di fare la spesa. Ci sono questi nuovi filtri che sono ai carboni attivi. Infatti se si sbattono dentro si sentono i carboni attivi. Vassoietto. Quale scegliamo? Ma senti, io andrò di un OG Kush. Gusta? Ok. E poi c'è questa Damiana che praticamente è un sostituto del tabacco che non ho mai provato, quindi ora lo proverò. Oh no, dimenticavo le cartine. Allora abbiamo sia queste cartine che sono quelle che uso io di solito, ragazzi, sono perfette, ve le consiglio veramente. Poi ci sono quelle che sono al watermelon. Oh yeah, watermelon, quindi gusto anguria, non le ho mai provate, però boh, perché rovinare il sapore con altro. E poi queste non so con che cosa sono. E sono banana. How's the situation in Italy with cannabis? We try to promote a referendum this year, but the Supreme Court rejected our request. It will happen at some point. It's gonna take time, but I think it's gonna be illegal everywhere. When you realize all the money they are losing of taxes and all that's the only way. We use the cannabis creativity inspiration to represent it in paper because we believe we can use cannabis for creativity as well. It helps. Siamo al Cannabis Fiera del Mondo, la più grande del mondo. Cosa si sta cercando di fare ora in Spagna? Ci sono diverse cose sul tavolo, no? Adesso è iniziata questa settimana la sottocommissione per la regolazione della cannabis terapeutica, perché in Italia la terapeutica è già legale, ma qua ancora no. È iniziata quella e poi inoltre c'è la legge che sta portando avanti Podemos. Noi qua tutti consumiamo, ma se arriva la polizia ci fanno la multa e magari vai anche in prigione. Non è legale, è illegale. Cioè, vive in un vuoto dove tu dici che io posso,
consumare la cannabis, bene, ma non c'è una tutela, perché io come uomo ho il diritto di consumare la droga che voglio nella mia intimità, e su quello hanno aperto le associazioni come posti chiusi privati. Nel momento che già più gente inizia ad andare, già non puoi di più dire che è una roba privata, perché diventa già una società, no? E quindi in quel momento ci troviamo noi adesso, è cresciuto talmente tanto la fiera stessa, è la dimostrazione di esso, no? Che il movimento è enorme, e la forza che ha è magari uno dei più forti al mondo, no? L'obiettivo è regolarizzare. Well, my name is Paul. I'm the brand marketing manager of Royal Queen Seed. Definitely the Spanish regulation, but also in Europe, I think it has to change really, because there's so many people growing cannabis at home that they just want to enjoy cannabis, an organic cannabis without chemicals, and just to see just to know what they can grow and enjoy. So I think the Spanish regulation must legalize cannabis, because it's a problem right now that we have here that it's illegal. It's like in a gray area that you don't know what you can do, what you cannot do. So I think when you have the things clear and you can openly grow cannabis and enjoy cannabis, there's going to be more information and it's going to be easier for everybody. Apart from the government that will get all the tax and without mafias and everything. So I think it's very interesting if the law changes. I would say that cannabis is going to be legalized in the next 5 or 6 years. I think we will see some changes. Personally, I think Germany and Italy is going to be one of the first countries to legalize, and probably we're going to go after them. Hopefully, we'll see. But this is what we expect and what we think. Ciao, sono Nino, responsabile per il mercato italiano della Royal Queen Seeds. Il mercato italiano è un mercato europeo molto importante, strutturato da diversi anni e negli ultimi anni si sta anche allargando, no? Ci sono più punti vendita, senz'altro quanto riguarda, diciamo, le seed bank c'è una bella concorrenza, molti guardano con attenzione al mercato italiano, alle potenzialità che ci sono. Dal punto di vista, ovviamente, sappiamo, della regolamentazione è sempre un desiderio più che una realtà concreta, che ci siano, diciamo, le condizioni per avere anche un nostro ruolo, no? Come italiani a quel livello si sono viste, perché per esempio con la Canapa Light, no? si è molto vivacizzato il settore anche di imprese giovani, di persone appunto con capacità. Però è evidente che il freno di non autorizzare la coltivazione, quantomeno anche per uso personale, no? È un freno che pesa anche su tutto quello che possono essere iniziative, diciamo, di business, che possono vedere protagonisti noi italiani. Espera, you have a little hair. Hi, who are you? Hi, my name is Carla and I'm the social media manager at Royal Queen Seeds. The main handicaps that we are finding out in social media about cannabis content related is that many of our personal posts about plants or about buds are getting ghosted or banned. And also our personal Instagram account doesn't show when you type it. We're getting ghosted. So yeah, it's very difficult to get promoted without being able to advertise, because this is another thing. We cannot do advertise as other brands can do. We are a family. We try to reach every single style of grower, but always being letting them to be themselves. Like we also try to break taboos. Hi, I'm Bernat. I'm content manager at Royal Queen Seeds, and I am also a video manager. Seeing what is happening in the US and in Canada, and now in also in Uruguay and Luxembourg and Malta, my belief is that cannabis at some point is going to be legal. And it's a little hypocritical that all the industries that are more harmful also for the humans, like alcohol and tobacco, are completely legal and cannabis is not. So I hope it's going to be legal someday. The black market will disappear, and the people who want to smoke can do it more freely, and the people who doesn't want to smoke can also don't need to do it. So.
consumo entre los adolescentes. La regulación de cannabis no es solo una cosa para la gente que es usuaria de cannabis. Hay que pensar también cómo hablarle a aquellos que no consumen, que no son usuarios de cannabis y que a priori no les importa absolutamente nada. Y yo creo que hay que comentarles que esto también es una oportunidad de ingresos para financiar servicios públicos, que también tenemos la posibilidad de generar empleos de una media salarial más alta y que también tenemos la oportunidad de generar una riqueza que repercuta en el propio territorio y que también es una forma de proteger a los adolescentes, porque si reducimos la accesibilidad del mercado negro y se produce una migración de los usuarios adultos hacia el mercado legal, va a ser más fácil ir reduciendo la oferta del mercado negro y entonces sus hijos van a tener más difícil, a diferencia de ahora, de acceder al cannabis en la puerta de un instituto. Eso, a los activistas, a los productores, a los que nos jugamos el dinero, a los que nos jugamos la cárcel, y vosotros sois esa cara pública, por lo menos tendréis que entender que la gente os diga qué vais a hacer respecto a esto, ¿no? Hemos presentado leyes, hemos hecho artículos, hemos ido a todas las ferias donde nos habéis llamado. Creo que de lo que se trata es de coordinarnos bien para lanzar un mensaje a la sociedad, pero también entre partidos y también entre partidos y sociedad civil, ¿no?, organizada. Commenti da questo Spandabis, la sua prima volta qua a Barcellona, qua in questa occasione così dirimente per il mondo. Sì, è bello, molto bello, un'unica pecca è che i bagni non hanno le maniglie e uno neanche la luce. È peccato, perché con il giro d'affari in questo mondo forse una lampadina, una maniglia potevano anche comprare. Come vede il mood intorno a lei? Molto rilassato, ma fin dei conti fumano da 2 giorni. Che cazzo vuoi, cioè, il minimo. E come valuta l'odore intorno a sé? Io so solo una cosa del cannabis, che è un parente del luppolo. E in effetti c'è questo odore di birra bruciata intorno a te che ti fa dire sì, siamo effettivamente alla sagra della cannabis. E a lei in mezzo a questo ambiente non è mai venuta voglia di provare un po' di cannabis? No,